Mentre aspettiamo l'arrivo delle ultime birre, diamo un'infarinatura di cos'è il beer painting per chi non lo conosce. Potremmo chiedere anche quanti non lo conoscono. E perché cacchio siete qui? E perché cacchio siete qui? Per la birra! Questo è il giusto atteggiamento. Il beer painting è una gara particolare in cui bisogna dipingere una miniatura. Ah, è una gara? Sì, è una gara. Dove può vincere anche il peggiore, se alzi in piedi il peggiore in carica da 3 anni di seguito. Bravo! 3 anni! 3 anni sono 10.000 bottle. Ma lui fa schifo, cioè dipinge proprio di merda. Comunque, abbiamo cercato anche di non ostacolarlo, ma... In cosa consiste questo concorso? Avete questa gara, avete un modello, avete... un certo time frame, un certo spazio di tempo in cui dipingerlo. A una certa andiamo a casa. Sì, sì, a una certa si va via perché anche a ceste. E questa è un po'. Dicevamo, c'è questo spazio di tempo e di default, di base, ognuno di voi è tenuto a fare al meglio il modello che ha in mano e a far sì che il modello delle persone intorno a lui o a lei o a lui, egli si è fatto molto male, quindi è sdoganato essere scorretti. L'unico limite è cortesemente nessun contatto fisico, potete al massimo darvi un bacio. Per dipingere vi saranno forniti degli ottimi pennelli. Beh, vedo qualcuno ha anche le setole ancora, eh? Qualcuno ha le setole. I più fortunati potrebbero trovare uno stecchino. E... facciamo vedere. Un grazie allo sponsor degli arrosticini per lo stecchino. Ne abbiamo 5. 5 fortunati potrebbero essere fra di voi. Il motto del beer painting è come sempre: beer painting, la vita è ingiusta. Sì. E noi ci assicuriamo che sia tale. Quindi sappiate che, data la base del dover far bene il proprio pezzo e far male quello degli altri, ci saranno continuamente vessazioni, ingiurie, scorrettezze e regole che verranno durante... Che, ci tengo a dirlo, verranno premiate. Ah sì, beh, ovvio. Ovviamente noi tendiamo a premiare il più scorretto. Nicolas è un caso eccezionale. Lui era soltanto il peggiore. Cioè lui fa proprio male, dipinge proprio male, fa schifo, cioè è vero che fai schifo, vabbè. Comunque, spero che qualcuno si impegni a fare peggio di Nicolas, però quest'anno abbiamo anche dei premi belli, niente di che, però qualcosina di cui potrebbe rimanere in mano. Quindi chi fa bene potrebbe essere premiato meglio, per una volta. Potrebbe. Detto questo, cominciamo con la distribuzione delle miniature che arriveranno rigorosamente a caso, chiuse in scatola, e quindi non saprete cosa vi arriva. Vi arriveranno delle scatolette, non potrete aprirle fino al via, quindi fino in ultimo. Qualcuno potrebbe anche non trovarci niente dentro. La vita è ingiusta. È una possibilità. Io direi di ingannare l'attesa con un brindisi generale. Perché ho parlato abbastanza. Sì, arrivando. La vita è ingiusta! La vita è ingiusta! Bravi! Cioè... questo è lo spirito. Madonna, ma è tutto grasso che corre. Cominciamo a distribuire i potenti mezzi. Tira il dado. Metto che ce li avevi tu. Puoi scegliere. Perché? Puoi scegliere. Puoi scegliere. Abbiamo una fortunata. Il primo stecchino è stato consegnato. Ne restano 4. Un applauso alla fortunata. Dipingere con lo stecchino è un'indubbia fortuna, perché dà dei punti in più. Poi sul risultato, questo dipende da voi. Quella una grande.
posso libero. Oh, puoi pescare. Tu. Fabrizio, signori, un eroe. Bravo. Abbiamo il secondo stecchino consegnato. Terzo stecchino. Puoi scegliere. Beh, l'idea è proprio questa. No! C'è un problema, diglielo. Signori, stiamo finendo i fortunati. Ed è il quarto, signori, che viene assegnato. Signori, quattro fortunati su questo tavolo. Manca uno solo. C'è una sola possibilità di fortuna ancora. Ma tanto se non manca. E se l'è chiamata, signore. Siete ufficialmente autorizzati a scoprire la miniatura. Aprite pure le scatole. Beer Painting non vuole troppi lussi. Con poco si può fare molto. Quindi cominceremo con poco. Vediamo un po' che fortuna avrete. Io qua vedo, su questa tavolata vedo un po' di gente. Direi che queste 5 persone e lui che è nel mezzo possono iniziare con questi quattro colori. È valido rubarsi i colori. È necessario rubarsi i colori. Anche perché i colori sono poi come la vita è ingiusta, non vi regala niente. Signori, i primi che se li fottono sono i primi a poterli usare. Signori, così è il beer painting. Signori, bisogna essere scaltri e veloci. Siate scaltri e veloci. Signori, scaltri lesti, e veloci. Lesti, signori. La mano è veloce, ma l'occhio è più. Così si fa. Questo è lo spirito. Qui abbiamo un vincente. È un peccato! Abbiamo un rosso russo! Guarda! Prego Giovanni, prego! Con ordine! Questo è lo spirito! Ma guarda quanti colori che avete! Ma guarda! E tienilo stretto! Ma qui mancano dei colori! Peccato! Rubateli! Sì! Fra poco arriveranno altri colori! Via! Ufficialmente parte il beer painting! Datevi da fare! E vi ricordo che Angelo non lo ha detto, ma dovete dipingere anche la basetta! E ricordate, chi riesce a fottere i colori senza farsi notare è più bravo. Bravissimo! Guardate con che stile! Ratto ratto! Mi ci ficco! Qualcuno vuole uno zombie skin? È stato l'unico a chiederlo e quindi a te, Giovanotto! A te, no, perché la vita è ingiustissima, cazzo! Grazie Angelo per pestare il cavo. Sono troppo grosso per non pestarlo. Allora, vedo che il beer painting sta proseguendo bene, però siete tutti un po' troppo tranquilli. Dal momento che non vi disturbate vicendevolmente, direi che è giunto il momento di scambiare la vostra tavolozza con la persona alla vostra destra. Subito! La persona alla vostra destra sul tavolo! Lei non faccia il birbante! Direi che chiunque abbia della birra nel bicchiere dovrebbe fare un sorso. Brindisi, signori! Mentre quelli che fanno un sorso hanno la mano impegnata, gli altri disturbino. Com'è che quest'anno la gente è così buona? Tutti buoni! Forse la vita è stata troppo buona con questa. Esatto, questi ultimi anni sono stati troppo clementi. Signori, è il momento di scambiare il pennello con la persona alla vostra sinistra. Un colore misterioso alla prima persona che canta una bella canzone. E neanche partecipa al gioco. Lo so, cortesemente rivolgete un complimento alla persona davanti a voi.
un complimento sincero. Siccome la vita è ingiusta, paesiello è mano un colore. Alzi la mano chi vuole rivolgere un insulto al paesiello per avere il colore. Ha vinto. Merda! Ha appena vinto un colore. L'ingiuria va premiata, signore. Assolutamente sì. Ah, vedo che siete tutti impegnati. Ma qualcuno vorrebbe avere la possibilità di avere un altro pennello? Un pennello migliore, magari? Guarda che arrogante, guarda che arroganza! Questa potrebbe essere una buona scusa. Allora, cortesemente, chi ha uno stuzzicadente lo dia al signore. E quello è un pennello. No! Come no? C'erano i bambini che non hanno neanche quello, tu vuoi un pennello? Grazie per me! Un pennello! Qualcuno si sviluppa, ma sempre bene. Hai un pennello in più adesso, c'è anche il manico. È un pazzo satanato. Un attimo di attenzione. Dipingete ponendo il modello sul tavolo senza toccarlo più per un po'. No. Tradotto, modello non sfoggia. Potete più toccare il modello con le mani. Potete usare. Potete tornare alla mano di prima. Puoi rubarla? No, ma ragazzi, qua c'è gente che ancora chiede si può avere e non ruba. Cioè, ma dove finiremo? In un modo troppo giusto per loro. Forse non ve lo meritate. Esatto. Cambiate il modello con la persona alla vostra sinistra. C'è una ragazza che ha sei colori in mezzo alle gambe. Bisogna fare giustizia. Chi è quella che... Vai. Sì, cortese. Il nostro... È attivo... È attivo il nostro servizio di refrigerazione. Se avete carico, alzate la mano. Però, brava, la tua furbizia va premiata e quindi il tuo pennello un po' scrauso verrà sostituito. La vita è ingiusta. Signori, il beer painting è nel pieno della sua sfida. Paesiello merda, dicono tutti i partecipanti a questo momento. Lo so, ho lasciato il pennello. Così dicono i partecipanti. Di buono e nessuno se ne accorge. Se io ti dico paesiello, tu cosa rispondi? Secondo me è arrivato il momento di una sfida un po' più alta. È il momento di dipingere ruotando il pennello e col culo del pennello. Lei si sta lamentando troppo per avere un vantaggio. Lei è supponente e arrogante. Trovo che se questo è un giusto. Siamo passati alla parte della sfida in cui. Bravo! Secondo me dovreste scambiare il pennello con la persona che avete davanti. No, ancora! Sì. Questo è lo spirito, brava! Guarda che stile è il nostro Rusto! Signori, questo si chiama equilibrio con il colore fisico, pena la squalifica. Questo, signori, si chiama avere, quando si dice dipingere con i colori equilibrati, questo è quello che insegna nei corsi Rusto. Sulle mani tutti quanti. Chi non ha alzato le mani ne approfitti per fottere il modello all'altro. Potete riprendere. Vorrei che faceste un altro complimento sentito alla persona direttamente di fronte a voi. Grazie. Luca, grazie. E dopo aver fatto un complimento sentito,
vorrei che tentaste con una pennellata di rovinare il suo modello. Dovrò essere recapitati, consegnati, venuti, scambiati. Ma perché ti preoccupi? Sei troppo debole! Sei debole! Ma sei debole! Vedi che qui non si fa problema. Hai fallito! Male, molto male, guardate cosa succede. Ricordo che avesse il paesello vicino, che insultare paesello dona dei punti in più. Un applauso alla squadra belga che si è portata il pieno! Approfittate dell'applauso per rubare i colori! Un colore! Un bel saluto ai disturbatori! Un attimo di attenzione. Un attimo di attenzione, signori. Fate girare di due posti la vostra miniatura. A destra. Attenzione, abbiamo rilevato che qualcuno sta usando dei minori per elemosinare colori in giro per i beer painting. Bravi, i nostri complimenti. Questo è il giusto atteggiamento. Vi state impegnando per disturbare il vostro vicino? A me non sembra. Ci dormo col mio vicino, è meglio. Ma ne hai un altro davanti. E allora consiglio, prendete miniatura, birra e pomello, perché al 3 ci sarà il cambio posto. Pennello, mi sei andato sotto. 1, 2, 3, cambio! No, cazzo fai! Abbiamo conquistati! Molla qui! Sono i nostri! Abbiamo conquistati! Sono i nostri! Grazie mille. Per quale motivo la sua miniatura è intonsa? Perché lui invece... Ma perché ha buttato la mia! Ma ti stai ribellando al giudice? No, no! Piacere! Male! Vedo, possiamo vedere il paesello che riprende persone, mette seda delle risse, rischiando di morire. Guardate che fra 20 minuti cominciamo ad avviarci alla chiusura del beer painting, quindi vi consiglio di completare il modello. Ah, quanto sarebbe bella una vita dove chi si impegna poi viene ricompensato. Sarebbe proprio brutto se voi due adesso doveste scambiarvi il pezzo. Ma il mio è più brutto. Presto, prego, 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 scambiare. Guarda che bello. No, lei è stata bravissima.
sarebbe un peccato, vediamolo, e sono il giudice, forza, vediamo, no ma non te lo meriti, ti sei impegnata, neanche lei se lo merita, sarebbe proprio un peccato, invertite i modelli. Molto concettuale. Allora, tu non hai nulla? Tranquillo, tu passi nulla a lui, lui passa la sua a lui. E lui mi dà la sua? Tu, esatto. Basta, passa. Sì, sì. Tu avanti. Lui ti ha dato il nulla. E a te sto cazzo, dipingi il pennello. Io l'ho fatto. Lo so, gliel'hai passato? No, perché io ho sempre... ma deve dipingerlo lui. Ho due pennelli. Beh, sono tuoi? Sì. Allora hai perso il modello, hai il pennello. Vai di nuovo il mio. Vedi? Il giro è la figata. La vita è proprio ingiusta, cazzo. Ho già fatto il giro nell'altro tavolo. È anche arrivato per questo tavolo il momento di scambiare il modello con la persona davanti. È un vero peccato. Mi è rimasto questo. Si può alzare, grazie. Signori, si alzi. Oh. Bravo, grazie. Signori, chi sta dipingendo in piedi, se vedo una sola persona, può scambiare il suo modello con un altro a sua scelta entro il mio 5. 1, 2, qualcuno manca una miniatura. 3, 4. Nessuna violenza russo soffra, 5. Allora signori, il nostro Enrico ha qui quanti colori? 6 colori. Hai una buona parola per Enrico? Guarda, secondo me sei intelligente, chi vuole? Lo dicono tutti gli insegnanti. Fagli scegliere il colore che vuoi tu, che vuoi tu. Ovviamente scegli quello che vuoi tu. Amici, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, continua il Beer Painting, siamo nelle fasi intense di questo evento, di questo concorso. Ci tengo a dire, sì, è un nero. Ragazzi! Dicevo, in tutto questo non si vede Pita. Direi che sta facendo la fila per mangiare gli rostizzini alle vostre spalle. Prendo il telecamera di girarsi. Guardate lo stronzo. Trova cosa fa mentre noi siamo qui a lavorare per voi? Se va a mangiare le cose, sto stronzo. Deve sempre provare a non fare. È venuto il momento di dipingere tenendo la volozza nuova. No, no! No, non farlo! Ha vinto, un applauso! Guarda che ingiustizia, guarda che ingiustizia, cazzo! Queste ingiustizie, visto che in questo momento il pennello in bocca agevola la locuzione, come sta andando? Molto bene, grazie. Tutto a posto. Molto bene, grazie. Magnificamente. Allora non voglio urlare, ma direi che potete tornare a dipingere normalmente. Se volete essere così gentili da dirlo agli altri, sennò io non urlo. Questo è lobby al suo meglio. Voglio dire che chi in futuro, perché noi non saremo eterni, volesse prendere le redini del Beer Painting, si ricordi che deve essere grasso. Ti prego. Guarda l'espressione di Fabrizio. Guardate Rusto che ride. Signori, un rarissimo Rusto che ride. Signori, abbiamo un sorriso rusto. Un rusto riso. Ci dica, cara Ali, come sta andando da disturbatrice e da vessatrice questo Beer Painting? Molto bene, devo dire. Vedo gli sguardi d'amore che le rivolgono in questo momento. Vedo che ha vessato poco. Mi devo impegnare di più. Molto di più. Visto che manca poco al termine del Beer Painting, con tristezza lo diciamo. Esatto. Io vi consiglio di intanto completare bene la basetta del modello, ma soprattutto firmatela. Ma wow! Chi è prossimo? Il Beer Painting più caldo degli ultimi anni. Si sente Greta Thunberg che ci chiama in 5 minuti per ricordarvi. Ve l'avevo detto io! Che bella quella miniatura, posso vederla? Sarebbe un vero peccato. Ti ricordi qual era la tua iniziale? È cambiata troppo, vero? Ma tu rivorresti questa o quella iniziale?
Sarebbe proprio un peccato se io la scambiassi con qualcun altro. Lei ha accettato l'ingiustizia della vita. Piccola ma malvagia l'astropatata è stata quella che si è distinta tra i Minions come fastidiatrice numero uno seriale. D'altra parte c'era Paesiello che risulta come al solito inutile come un culo senza il buco. Gli applausi sono per la battuta su Paesiello, quelli che sentite in lontananza. Questo è il beer painting, signori, la vita è ingiusta. Molti hanno attaccato il pennello e stanno difendendo il modello dagli attacchi altrui. Buona mossa, una strategia che paga solitamente. Le ricordo che c'è la Stropate che vince da anni il premio per il peggior modello. Sarà dura batterlo, sarà dura. Alzi la mano chi ha dipinto per la prima volta oggi una miniatura. Mi dispiace. Mi dispiace davvero. È il tuo primo giorno? Sì. Piccolo Stefano, è il tuo primo giorno? Dimmi, dimmi. Ti è piaciuto? Sì, moltissimo. Vuoi sapere come faccio a migliorare le transizioni qua? Ma per favore! Come di consuetudine, al termine del beer painting, i vostri modelli, o meglio, i modelli che avete in mano alla fine, verranno giudicati. Verranno giudicati ingiustamente dal sottoscritto e il giudizio sarà soggetto a simpatia e antipatia, sono cazzi vostri, dopotutto la vita è ingiusta. Verrà dato un voto al vostro modello da 1 a 10. Quest'anno però abbiamo deciso di non fare i morti di fame, quindi sappiate che ci saranno dei premi e i premi sono per i primi, per i migliori, per gli arroganti, i supponenti che... No, no. Ma ci sarà anche un premio, ovviamente, per il peggiore. Chi ha detto Nicolas? Si sospetta di aver già individuato il peggiore, ma potremmo... Potremmo avere delle sorprese. Bene, bene, bene. Grazie. Ci saranno anche dei premi nel mezzo, quindi mi avvio adesso a dare il voto a ogni modello. Allora, la nostra partecipazione, ti chiami? Sami. Allora, un applauso a Sami per la miglior partecipazione in 4 anni. Stavo dicendo, miglior presentazione di sempre con effetto neve, me la rifai? Signori, un attimo perché è un diorama che si rigenera. Aspetta, manca una neve. Guardate, signori, ah, lo Stormcast nella tormenta. Sento freddo. Però è la prima volta, bimba, che dipingevi. E tra l'altro ha fastidiato con gusto il partecipante. Sì, avevi un atteggiamento abbastanza ostile, bravo. E arrogante a livello di... Arroganzia, cazzo. È proprio la natura deve essere santo. Arroganzia de schiaffi è il nome in codice. Allora, minchia che schifo. Dopo tutte queste belle parole. Allora, guardate che dry brush. Guarda. Bisogna andare veloci. Mi è piaciuta la presentazione. È un 7, signori. Minimalista! Ah, non fatevi ingannare dal voto, perché alla fine alcuni di voi, e potresti essere alcuni di voi,
riceveranno un voto extra a pene di Segugio, che potrebbe cambiare, confermare o ribaltare la situazione. Tu hai continuato a dipingere mentre io votavo. Sei arrogante tu, eh? Furbetto, guarda. Furbetto. Allora, guarda, ha fatto il dry brush, ha fatto pulito lui. Cioè, guarda, come può competere lei che ha fatto lo spastrocchio? Ti do un 6 perché sei arrogante. Grazie. E questo è un altro 6, però è arrogante. No, ma però ti do un voto in più perché sei stato a tenerlo nascosto, sembra il Gollum. Quattro volte. 7 per il giovane. Vediamo qua. Intanto, minchia, una base innevatissima. Le ginocchiere da calcio nei pugni. Queste proprio sono dirette da calcio basso. Ah, guarda come abbiamo ucciso ogni dettaglio col metallo. Per essere sicuri che. Beh, fa parte dello spirito del gioco. Signori, abbiamo il primo uno della giornata! Nicolas Trema! Ricordiamo che ci sono anche i mezzi voti. È la prima miniatura questa? L'ultima potenzialmente! E che voto gli vuoi dare? Ma sì, dai, via! Un bel 4! Prossimo, giovane! Una dichiarazione! Vediamo anche il pupazzo! Allora, il pupazzo è un 3. Però la forza di andare in giro con quanti braccia. No, aspettate. Prima di tutto, la tristezza, la felicità, la vita, la morte, l'ordine, il caos, è tutto un bilancio, è tutto un equilibrio e anche... Ah! Abbiamo un 3 per il modello e un 9 per tutto questo. Come possiamo fare media? La matematica è impotente davanti a questo. E quindi... 93. Un 6 e mezzo. Un 8, dai, un 8. Mamma da bella! Abbiamo un... Ma lei ha la fortuna che riesce a passarmi intorno perché gli altri non riuscirebbero. Abbiamo la basetta completa. Abbiamo colori degni di un daltonico. Quasi. Un po', dai. Un bel 4 per il signore. Quattro e mezzo. Perché la basetta è meno brutta. Abbiamo una velleità artistica. Guarda l'elmo che ha la pittura di guerra. Guarda l'arancione che sembra che sia stata in un campo di paintball. Ha anche ucciso dei nani radioattivi, come ben vedi. Cos'è che ha ucciso? Dei nani radioattivi. Hai un attimo per cambiare razza. Dei gnomi radioattivi. E gli elfi radioattivi. Al terzo tentativo. Ero distrutto la birra, ero ubriaca. E questo avrebbe dato dei punti aggiuntivi, no? Vedo disperazione, un bel 7. È la prima volta che dipingevi? No. Questo aggrava la situazione. Nome. Marco. È bello come sei questo riuscito... Questo l'hanno masticato, l'hanno rivomitato e ho cercato di dargli... Sembra veramente credibile la descrizione, sì. Un bel 4. Fai 3 e mezzo, vabbè. È proprio brutto da vedere. Mi ci sono impegnato. Ah, davvero? Chiara. Occhi e dettagli, guarda l'anima. È meno peggio di quello. Nota una cosa, lui ha proprio fottuto il dettaglio col colore. Ma cazzo, c'è il modello tra le mani. Allora, il modello è ancora appiccicoso. Tra... È fresco. Guardalo. Madonna. La 5. No, lei è stata scorretta dall'inizio. Lei... Come ti chiami? Sono fuori la viatica. No, scusa. Sì. Il premio speciale per i pantaloni? Questo potrebbe arrivare a 15. Ho rovinato i miei pantaloni preferiti. È la prima, per voi. Ma non è preferiti, guarda qua che. Sono i miei pantaloni preferiti, lo giuro. Signora Minù, cosa i pantaloni preferiti? Allora, il mantello. Guarda allora, che colpo d'occhio! Questo. È stato fatto in collaborazione. Abbiamo fatto insieme. Ricordo io e lui. Un Oktoberfest, ho fatto una cosa del genere. Quello che esatto, cioè Fuck Revolution, cioè lo stemma, cioè lo stemma a forma di cazzo sul era importante sul il dettaglio. E certo, e poi gli ho fatto il collare perché è un re. Io vedo un John Blanche.
Devo dare un voto. Esperienza che può influenzare il voto, è stata correttissima durante tutto il tempo. Una noia mortale. Aveva i colori nascosti in mezzo alle gambe. Allora, lei è stata fra le più scorrette della gara. Si è allora, guarda, non farlo sembrare una cosa brutta, eh. Allora, ma lei non ha ancora capito. Allora sì, è vero. Guarda che era il preludio a un 9, ignoranza. Era il preludio a un 9. Poi andiamo. Lei ha dipinto in piedi. Partiamo da base 1 perché ha dipinto in piedi. Poi il talento è... È molto lento. Ma... Benedetta. È la prima volta che dipingevi? Sì, però si vede che sono dotata. Un 5 per l'arroganza, più 1 perché ha dipinto in piedi e arriva a 6. E tu? Lui non giocava. Io do fastidio. Ma... Io do fastidio. Ma guarda che chi guarda e gode ha una brutta nomea, eh? Vero, vero. Andiamo qui. Nome Fabio Merlo. Prima guardava pure video, non sei andato a farla poco, sto peso. 7. Dipinto abbastanza decente, potrebbe essere peggio. Molto bene. Sì, perché dobbiamo andare un po' più veloce. Nome. Calogero. Tu ti chiami 3. Grazie. Ma può peggiorare. Allora, a mia discolpa non ho mai toccato la miniatura. 3 e mezzo. Grazie. Anni di sconfitte. E sì, guarda, ma guarda, astrologo scritto bene. Lo scarabocchio, il freehand, mamma mia. Vogliamo fare il culo russo qua, no? Ci siamo messi, vogliamo fare le scarpe e pittoroni. E si impegna, cioè, No, guarda come si è impegnato. Quella porcheria. Lo so. Quest'anno l'ultimo te lo sogni, caro mio? È sua. Purtroppo. Prego, prego. Vediamo il pupazzo. Quello lì l'ho già visto, sì. Nome. Daniele. Sembra che sia stato disturbato tanto, ma in realtà non mi ha disturbato nessuno. È proprio così. Questo naturale. È peggio. Naturale. Esatto, mio naturale. Abbiamo un voto insolito. Abbiamo un 2. Perché uno non se lo merita. No. Ma di più mi sembra. Allora, questa non so se esistono i numeri negativi. Tu non hai visto il resto della tavola. Mi hanno lasciato 20 euro per partecipare. Dove sono? Dove è la mia parte? Però vorrei aggiungere un commento esterno. Io non ho parole, io non ho parole. Nome. Andrea. Cioè, è dipinto decente, lui si presenta così, devo pure fare media, 4. Minchia! La lode! Michele! Baro! Un Michele! C'è la firma! C'è la firma! Firma! Cercato di riprendere! Vero, vero! È un qua, è un noioso 4! Sei impegnato troppo, non hai disturbato, non sei stato disturbato, non sembri disturbato, non sembri di, sei troppo normale, uno psichiatra non ti direbbe un cazzo. E le volte è successo esattamente come ce ne sapevo. Non lo sapevo. Avevo capito come chiami Dichello. No, Luca però. Guarda che transizione. Guarda però, che scaccato. Hai mai sentito parlare di Van Gogh? Van Gogh. Questo è Bangkok, quel Bangkul. C'è anche una baseraccia di Basetta. Sì, c'è anche un Oslo, vedi? Addirittura. Guarda che arroganza. E non glielo dai un 6 a un arrogante così. Ma lei, no, anche lei visto. Guardava e basta. Angelo, preparati. Aspetta, ti voglio dire che non ti voglio nemmeno qua. Giugia. Allora, quest'uomo, secondo me, perché ieri decideva la valletta Pita, il vincitore. Ma secondo me ieri meritava di vincere lui. Guarda il free end, guarda le scritte, guarda. Mi ha scappellato il cazzo serpente che aveva sopra la cosa. E ah, il cazzo scappellato. Che bene. Angelo, posso aggiungere? La vita. Lui ha un premio di suo, ho visto.
No, perché la vita è merda. E c'è scritto sul bicchiere adesso. Vita ingiusta. Allora, la distruzione andrebbe penalizzata. Va bene, il disturbo non rompere, no, però. No, io non rompo niente. Io non concluderei la frase. Con il boccetto del cuore verde acido. Questo è un giusto atteggiamento, non ti vergognare. Non sono stato io, ma non sono stato io, è stato lui. Questo è un ghiotto, questo è un ghiotto 7 e mezzo. Ho anche 8. 8 per il giovane, prossimo. 8 per il giovane. Come ti chiami? Margherita. È la prima volta che dipingevi? Sì. Spero tu voglia farlo in maniera decente, po'. No, perché magari senza disturbo intorno. Beh, sì, magari, eh. Sì. Beh. Allora. Tante idee tutte assieme. E quello, avevano pochi colori. E li hanno usati tutti. Che si vede. Si vede. Era un 3, ma diamo un 4 di incoraggiamento. Sì, oh, ma grazie, pure troppo. Cazzo. Allora, ho cercato di creare una nuova scuola di pittura belga. Sì. È perché è scritto, non è un Kunstmarine, è un omaggio a Magritte, a René Magritte, a specificare. E lei, quest'uomo sta andando in pole position per il perdente, specificato dicendo che il premio è Magritte in culo la Spagna, perché va a fare pure gli spagnoli. Meno mezzo, dagli mezzo, che lui sta puntando alto, sta puntando basso, ma. Devo fare un commento. Questo Space Marine ha fatto veramente la guerra. Ma l'ha persa. Sembra quasi avere un danno da battaglia. Ha perso una mano, un arco intero e ha perso. Cazzo. La farma. Lui sta salendo, sta scendendo nell'abisso per il terzo. Dopo il commento che poc'anzi. Nicolas, l'hai perso l'ultimo. Abbiamo già 3 concorrenti. Pa. Questi fanno schifo forte, eh. Guarda che sì. Questo è un 1! Sì. Sì. Come ti chiami? Ma qua siamo di alti livelli. 0,5 qua. Allora, intanto, quest'uomo ha dipinto con gli occhiali da sole. Sembra il giocatore di poker. Qua partiamo di arroganza forte. Poi c'è quasi una coerenza di colore. Non c'è l'arlecchino che vedevi altrove. No. Dov'è l'osi? In questo flame of war. E nell'occhio di chi guarda l'osi. Angelo, qui c'è una pittura che sarei a dire digitale, mi scavata col dito. Bravo! Io voglio quello che prendi tu. Ma devi essere pittura digitale, pittura digitale. Ah? Ah, questo. Abbiamo un altro 7 qua, Come 7? No, no, credimi, non hai ancora visto niente. Io ho un altro spesmarino. Ti piace, dagli un 5. Questo è un ottimo. Ma come curato la vista? Ma tu riesci a vederlo con quegli occhiali? Abbiamo un'altra presentazione adeguata al beer painting. Nome Giorgia. Era la prima volta che dipingi. No. Ma speravo si vedesse meno, dovevi lasciarla dentro. Ah, va vista così? Sì, è che è un po' opaco. Come quando vado a Barbieri, no? Ma dentro luce, possibilmente. Quindi è il secondo diorama del giù. Sì, sì. No, c'è l'arancio con le gemmine. Ah cazzo, perché faceva parte del diorama? Le gemmine. E allora un 6? Un 6, brava, brava. Sono scivolato su una buccia di banane e questo è quello che è venuto fuori. Qua c'è della classe. Quest'anno abbiamo le velleità artistiche. Altri 2 punti e l'ingiuria. È arrivata a 10, cos'è? A 9. Attenzione, non vuoi cadere. Stavo messo una banana. Madonna, che schifezza. Mamma mia. È modello pimpa, se vedi sul retro. 8 per la banana, il resto poi ti valuta. Aspetta, modello pimpa? Sì, perché hai i puntini sul retro. Ma i puntini della pimpa sono alopecia. Vabbè, no. Ma è malato l'animale, non lo sapevo. Sì, sì, io l'ho sempre sostenuto. Devo farla io
questa cosa? No, no. Secondo uno, però. No, uno no. Ah, uno è un bel voto. In realtà uno è davvero un bel voto. È fra i peggiori nel premio meglio. Questo... Sì, sai che è uno, però la banana secondo me gli toglie mezzo voto. Abbiamo un competitor per l'altro mezzo. Sì, è così bello che c'è anche triste. No, ma com'è che si chiamava? Viva i nani a basso gliel. Questo, questo è l'echinagio. Ah, se solo fosse stato del sesso giusto. Ah, Davide. Peccato, Davide. Prossima volta. Che sfortuna. No, ma paesiello va bene. No. È rosso. Questo tecnicamente è peggio del suo comunque. Però c'è questo tentativo di prendere le tue parti. Sì, però normalmente lo apprezzo. Però, cioè, però l'ho visto come un mezzo un po'. Poi io so che lui gioca Enzi. Cos'è che gioca? Ma quando fa? È gioca Enzi. Io lo so. Chi mi ha comprato? È colorato addosso. Un 2. Perché lei non merita di perdere. No! Perdona. Mi ha saltato. Vabbè, no, ma perché? Dire che... Ma la basetta completata al bordo giusto. È la prima basetta col bordo giusto. Brava! Almeno quello. Alessandra. Devo fare un commento a caldo. Abbiamo un 6,5. Sono troppo pulita, speravo peggio. Guardi che non. Grazie. Si cura del modello. Si è arresa al mondo. Questo è lo Stormcast francese. Dov'è la Mary? Mary, lo Stormcast francese. Chiede, si arrende. Però qua dobbiamo raccontare, cioè, io episodio. Devo dare una menzione speciale, un voto in più per allora questo. La menzione speciale per... il bisogno chiama, esattamente. Allora, sapendo che io ho un modello con questa pittura, darei 6. Paesiello che è scarso, cos'è che daresti? 5. Ma è cattivo. Confermo anch'io il 6, ma c'è un ma, dobbiamo raccontare questa cosa. Serve per ricordare a tutti quanti che la vita è ingiusta e durante questa performance Erwin Painting c'è stato un interessante sviluppo, ovvero la perdita di una faccetta da parte di un concorrente mentre dipingeva con la bocca. Ma com'è successo? Sono cose che possono capitare. La vita è ingiusta, ci sono mogli turbate da questa rivelazione, ma noi dobbiamo andare avanti. Ma che è successo da solo? Ma no! Esatto! Ma no! Però l'ha presa bene! Come ti chiami? Valerio. 6,5, ma minzione speciale, metti a parte una stellina. È francese! Abbiamo un altro, minchia. Questo è un concorrente per il mezzo. Minchia, abbiamo molto 3 bello, pesci. Sto rotando per no, la vittoria. No, ma dopo sceglieremo. Chi è? Questo, grazie. Sì, potrebbe essere. Com'è? Prego, scusa. Bello. Ha detto pure che è bello. Un applauso! Come ti chiami? Federico. Sono molto indeciso, Federico, perché il tono era così credibile, così giusto e arrogante. Potresti avere uno 0 puro o un 10. No, non hai capito. Non hai capito cosa ha fatto, l'espressione è questa cosa. Cioè, tu sei stato un artista. Tu non puoi capire. Sembra un'esplosione in un negozio di colori. Ma è finita male, c'erano i morti. Diverse. Vai con un altro mezzo, ci penserà il fato. Qua torniamo nel campo della pittura normale, ma quasi noiosa. È stata poco infastidita, io ho visto che nessuno, a parte Hugh, ha fatto un po' d'acqua. Ma chi è che ti ha infastidito? Ma lei non sembra una che infastidisce. No, io, ma che? Cosa dite? Ma perché? È non male! È... Lei era ovunque, cazzo! A un certo punto era in piedi sulla panca. Ma no! Ma che sono morto se tu sei in piedi sulla panca? Allora, purtroppo è un 5, non fa così schifo. Anche 5 e mezzo, dai. Peccato. 5 e mezzo, sì, non fa schifo purtroppo. Cioè, per essere la prima volta, brava.
Michele. Allora signori, questo se arriva al 3 è un eroe. Oh, ma è negli ultimi 30 due. Minuti non siamo buoni. No, no, 2-2. Quella è andata nuova mezz'ora fa. Lui è stato convincente con una parola. Vorrei far notare che lui ha scritto giusta sul braccio, io gli darei un punto in più per quello. Ma l'hanno scritto in tanti ormai. Allora, amico mio, come ti chiami? Enrico. Guarda, è arrivato. Ma perché? Ragazzi, qualcuno ha perso un braccio e lui ce l'ha fra le gambe. No ragazzi, ma questa è arte moderna. La terza gamba. Oh. Non sono, c'è il crudo, c'è il cotto e c'è il gran biscotto. No ragazzi, è insostenibile il fatto che questo modello... Ora, abbiamo avuto modo di... Stiamo arrivando alla fine, eh? Abbiamo avuto modo di vederli tutti. Questo è pulito, relativamente ordinato. Un 6 ci sta. Ma che 6? Mai visto il resto? Love Enrico. Love Enrico. Lei si droga male, signor. Allora. No, ma guarda. Enrico ce l'ha anche scritto. No. Love Enrico Ceresin from no, love. From love. Cioè, padronanza dell'inglese no. Ma facciamo gli stronzi, ma tu che voto gli daresti? Allora, senza perdere tempo, ho chiesto un numero. 8. No. Quanti soldi gli... Come prego? Perché sappi che non riceverai la stessa gentilezza. Ma va benissimo. Vediamo, vediamo. Sullo... No! Sullo Space Marine. Cazzo, se l'avessi tirato fuori dall'acqua. Sì, no, davvero. Hai perso un'occasione. La cosa... Sì, ho anche rubato il vino a Aurelia. Ho anche rubato il vino. Questo, questo segno di arroganza. Cioè... Allora... Allora, questa basetta ha addirittura un po' di sfumatura verso il centro. A livello di colore non fa schifo, quella è la cosa terribile. Ma come? Ma tu l'hai visto il resto? Allora, considerato che quest'anno l'edizione è stata un po' diversa, io ringrazio tutti voi, vabbè, ma poi ne parliamo dopo. Ringrazio voi perché ragazzi, quest'anno siete stati vessati in maniera un po' differente, però è stato divertente, spero anche per voi. E devo dire che nonostante tutto, cazzo, una bella finitura. Se lo dice guarda, lui, guarda che se lui ti dà un 9 dopo devi dargli il numero di telefono. Vabbè, ma l'hai vabbè. Visto? Aspetta, ma come vabbè? Aspetta, ma come aspetta. Vabbè? Aspetta, 9? Lo vuoi il 10? Ma oh, signore! No. Aspetta, questa risposta potrebbe cambiare tutto. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Shh. Ringrazio il notaio e vado avanti! Quindi accoglie solo il 9? 9. Questa bel. Questo bel 2 di picche vale un 11! Oh love! Love? Ah scusa! Non c'era una D davanti? Ti sembra una D? Ah, Dove, Dove! No, ma guarda, guarda bene! Non lo vedi neanche tu! No, io senza questi non vedo la miniatura, che cacchio vuoi da me? Ma sembra una miniatura normale! Eh? Vero che delusione! Sicuro che non è normale, Ale, fai una botta di culo! E vai con 7,5, che vuoi fare? Che delusione, un 7,5 Mi dispiace un sacco, scusami. Quasi me l'hanno 8. Sostituito, me l'hanno sporcata. Ma e lei è riuscito ad arrivare a un 7,5 È colpa sua che la voleva lui, l'ho fatta per lui, mica per me! Ah! Maledetto me che sono buono! Strano! Sono qua per la gloria. L'hai trovata? No, no. È stato un mio adepto, è stato un mio pupillo. Non ora capisci tutto. Meno male che ho risparmiato tempo. Ho risparmiato tempo. Io questa la metterei in vetrina. E poi daremo pure. Al CERT. Certo. Cioè, accanto alle bomboniere. No, è un 2. No, perfetto. Cioè, guardala bene. Ci ha sperato un sacco. Cioè, ciao, giuro, ciao. Guardala bene. L'ho vista, sì. No, guardalo il numero 2. No, non mi la signora, no, volevo essere gentile. No, no, no. Dammi 5 punti in più perché mi hai dato della signora. No, no. 7, quello che è. Quanto l'ho comprato? 6 perché si è portata la gruppi. Non... Lei al peggio non può puntare. Io non so quanto felice è di questo. Questo sembra normale. No, questo sembra meglio che normale. Aspetta, ci faccio la foto. Aspetta, aspetta. Che voto daresti tu? Cioè,
7. Come 7? Lei hai visto gli altri? Ma tu hai visto il resto dei papà? Angelo, ti garantisco che quando mi è arrivata per le mani era glassata opera. C'aveva uno strato di... La voce dell'innocenza ha detto 8. Non l'ho corrotto. Lei è stato disturbato, signor Gigli? Sono stato vessato. Ma molto poco. Io ho visto un tavolo molto rilassato qua. Purtroppo è un 8. È il momento dei premi! Vogliono la carne qua. Allora signori, in primo luogo grazie per essere stati qui con noi, per esservi prestati a giocare con noi. È stato un vero piacere per noi e speriamo davvero vi siate divertiti. Ma le cose che dico possono anche non sentirsi. Detto questo, paura. Detto questo, cominciamo da qualcosa di molto piccolo. C'è un piccolissimo pensiero iniziale, poi ci saranno altri premi. Oh, ce n'è. Grazie. Allora, intanto ringraziamo Play per averci ospitato e averci dato la possibilità di fare questo concorso. Grazie Mimmo! Un grazie particolare a Mimmo e alla Titti che hanno creduto tantissimo nell'ignoranza del beer painting. Questo è il tipo di concorso che io voglio a Play. Detto questo, ognuno di voi per iniziare avrà un dado di Play. Passateli. Vai. Fai col sacco. A voi passateli uno ciascuno. Che sono contati. Avremo modo di capire chi sono i migliori e chi è stato il vero peggiore di questo beer painting. Perché va, vedo qualcuna carica. Grazie ai ragazzi della guida, perché grazie a voi siamo riusciti a trasformare beer painting da un evento piccolo che l'anno scorso era lì sotto e aveva più o meno la metà delle persone, a questa cacciara gigantesca. Ci siamo riusciti nonostante paesiello. Ma soprattutto siamo riusciti a dare due fratellini piccoli a beer painting, perché quest'anno, come alcuni di voi hanno visto, c'è stato sia venerdì e ci sarà anche domani. Gestiti tra l'altro dalla mente che con me ha partorito questa cosa, il buon Eugenio. E sapendo che l'ha gravata a paesiello, pensa cos'è, che panino! Comunque, prima che io degeneri peggio, bando alle ciance. Paesiello, abbiamo questi punteggi? Cominciamo dai migliori del beer painting di quest'anno. Abbiamo 3 migliori. Vogliamo davvero conoscerli? No! Li conosco abbastanza. I loro nomi verranno dimenticati. Al primo posto. Certo che partiamo dall'inizio. Ma no, scherzavo. Cominciamo dall'ultimo dei migliori. Perché vogliamo complicarci la vita. Al terzo posto fra i migliori, quest'anno abbiamo... Non c'è anche la pergamena? No, perché quella è per le altre. Ti ho preso in inganno. Signori, al terzo posto, con un complessivo di 9 punti, abbiamo vergognosamente Nicola Sacco! Astrologo! Mi sento un po' offeso quasi. Io mi vergognerei, ha qualcosa da dire? C'è un po' di vergogna in questo, perché io ci tenevo a mantenere un titolo invece. Lei è l'ultimo dei primi! Terribile, terribile. Che vergogna, a lei la coppa. Prendo il premio e vada via! Se ne vadi!
al secondo posto. Detto anche il primo dei due. Il primo degli ultimi, con una difficile lotta, se posso dire. Però c'era dell'arroganza. C'era dell'ottima arroganza. Non mi vergogno io per te. Vabbè, io quella l'ho sacrificata, la vergogna. Alessandro, mi annunci il secondo classificato. Il secondo classificato è Sami! Non me l'aspettavo. Grazie, ringrazio mia madre e Dio e vorrei la pace nel mondo. Grazie. Al primo posto. Al primo posto, con la speranza di dimenticare nei meandri della storia questo miserabile successo, abbiamo un po' di tensione, cazzo, perché Erika! Grazie, grazie! Più vino per tutti! Ma dove vai con quell'arroganza, che non sono finiti i premi? Ci sta un sacco di birra qui dentro. Un balocco. Un giuoco. Grazie. È bellissimo. Abbiamo la shape, si aumenta. Come faccio? Fatele una foto, fra un po' piange. Facciamola piangere. Grazie. Basta gloria ai vincitori. Ah, è arrivato il vero momento del beer painting, signori. Chi avrà fatto più schifo? Chi è il peggiore? Lei non si vanti con quell'arroganza. La signora Minù è arrivata, guarda. Abbiamo delle pergamene perché erano finite le coppe. I perdenti avranno carta e ne facciano l'uso che preferiscono. Ah, però in effetti è vero, l'ultimo dei perdenti è il primo. Ah, che mondo. Vabbè, signori, quello che fa un po' meno schifo, con grande delusione, un po' di orgoglio anche, lei deve fare molto più schifo, signore o signora mia. Abbiamo Arno. Ma che cazzo, mi hai rovinato la... Ma lei è proprio... Ma lei è uno sparalesto. Ma lei non riesce a tenersi un attimo. No, non riesco a... Ma beh, non mi... Prego. Perché la teniamo? Perché sono troppo simpatico, dai, alla fine. Arno! Passami la busta lì. Grazie. Ho vinto qualcosa? Certo che hai vinto qualcosa. Oh, abbiamo detto che c'era del legno. Del legno. Allora, c'è da dire una cosa. Dobbiamo ringraziare per questi premi, oltre alla fiera appunto che si ospita, la Play, oltre a Play Modena, dobbiamo ringraziare Arte Hobby e Cosmic Group. Mettici i colori, ho visto l'intaglio, quello che preferisci. Golosello. Grazie. E sei? No. Ah, eccolo qua. No, è il primo degli ultimi, è proprio questo. A te. No, ma mostra fiero il poster. Ringraziamo anche Attila Schwanz per aver disegnato questo splendido poster del beer painting. È grande anche. Arno, primo degli ultimi! Bravo! Questo è il secondo. Quanto che onore! Grazie mille. Gli ultimi sono i primi. È Gesù che la dice. Come? Cos'è che ha detto? Secondo! Perché la vita è ingiusta. Il secondo è quel personaggio che non significa nulla. Non è abbastanza brutto da fare l'ultimo,
non è abbastanza bello da fare il primo, cioè proprio né carne né pesce, è come i vegani, con tutto lo sport. Grande! Ma dei perdenti, eh! Tu hai la coppa, questi c'hanno la carta culo, dai! Allora, al secondo posto, Federico! Primo dei perdenti! Grazie, ringrazio tutti. Grazie per voi. E si porta a casa un... molti più pallini da riempire. Hai molti più buchi da riempire tu! Ti puoi divertire un sacco! Però fa male. Ma tu insisti! Non c'è vendetta! No, no. Abbiamo il peggio del peggio, signori! Ma guarda, si sta fregando le mani! Ma guarda la cazzo, sembra la statua di Fedele Lampertico, si frega le mani, guardate! No, non ti fate per lei, cazzo! Siamo i suoi maestri! Ma no, ma lei... Allora, signori, questo concorso si vanta di aver sempre premiato l'ingiustizia, la scorrettezza, la volgarità, ma mai, mai la violenza. Ma mai la violenza. C'è stata una persona oggi che ha sfracellato, che ha veramente disturbato le persone intorno. È stata scorretto anche, scorretto, scorretta, vedremo fra poco, anche coi giudici. No, lei non sia fiduciosa perché è morso. Lei non sia fiduciosa. Quasi ci speravo. Ha fatto una vera porcheria nella sua area. E quindi ci è sembrato corretto, ci è sembrato corretto dare il premio. Che mi sta soffiando al posto! Per le botte dopo. Al primo posto, ma dopo non andate via perché c'è l'ultimo degli ultimi. C'è la scelta. C'è la scelta del giudice, signori. Francesca! Abbiamo un rotolo Scottex anche per te. Grazie, grazie. Questa c'è proprio scritto, la vita è ingiusta soprattutto con te. Grazie. Grazie, non me lo aspettavo, non abbiamo aspettato. E hai molti più buchi da riempire. Tantissimi buchi. A te, è un portacolori. Grazie, grazie mille, grazie, grazie alle tante. Scrivi veramente male. Che cazzo era quello iniziale? È una vergogna. Io con chi devo lavorare? È figa paese, allora. Sono un po' biondo dentro. Sì, e infine, signori, il peggio del peggio. And the Oscar goes to... La menzione del re. La scelta condivisa o meno, frega cazzi, dei giudici. La persona più sgradevole, che non porta a casa neanche la carta straccia, porta a casa soltanto la vergogna e la certezza di essere stata il peggio del peggio del beer painting. Silvia! Un balocco! Voglio ringraziare i miei mentori che mi hanno iniziato con questa cosa, grazie mentori. Sono la favorita del popolo, grazie. E ma da? Signori, si conclude qui questa edizione di Beer Painting. Grazie davvero di essere stati con noi.
E speriamo non ci censurino l'anno prossimo. Signori, fallo per la stropate, si volti. Bene, questa arriva dopo. Il modello Ma signori, qua sentiamo solo urlare. C'è gente che domani va a lavorare. Questa cosa sta degenerando tantissimo. Ah, cosa vuoi tagliare? Sono ragazzi. Ciao Aung. Anche qui abbiamo una bionda e non è buona.